Grazie. Ladies and gentlemen, Beppe Convertini. Ciao Emilia, alla prossima. Dove sei? Vieni, caro. Ci sarai tu dentro una maschera di quest'anno? Mi piacerebbe. Ma tu devi dire chi lo sa. Chi lo sa, chi lo sa. Sei entrato con Meraviglioso, sei in libreria con questo Paesi Miei, perché edizione Rai Libri. E un viaggio con Linea Verde alla scoperta delle tradizioni d'Italia e quello che voglio dirti è che c'è anche collegata tua mamma. La mamma è sempre la mamma, è la persona più importante della mia vita. Martina Franca con le orecchiette. Orecchiette con le cime di rapa, già vedo inquadrate queste orecchiette bellissime. Sì, Serena, Serena, questo... C'è anche Domenico. Questo è l'invitato mascherato, è un nuovo format in questo caso, che sarei io. Che ma mangio! Fa, sei fortunato! Buon pomeriggio, le orecchiette! E me le ho offerte la signora Grazia e poi abbiamo la sorella Maria e la nipote Vitalba da Casa Convertini. Ma un buongiorno. Grandissimo classico, il pranzo a Casa Convertini. Eh sì, sì, ti abbiamo fatto assaggiare un piatto. Saluta lo zio. Ciao zio! Ciao Vitalba, ciao Maria, ciao mamma. Abbiamo la mamma di Beppe, la signora Grazia. Signora Grazia, come sono fatte queste orecchiette fantastiche, devo dire. Acqua e farina, semolata. Semolata, poi sopra mettiamo le cime di rapa. Cime di rapa. Ecco, però Beppe, la mamma, insomma, ha qui accanto la mitica Maria che ha allestito una super tavola pugliese. E qualche assaggio nostro, giusto per far vedere... Per rimanere leggeri, è quello che prepariamo quando viene mio fratello, di solito. E come fa a mantenersi così in linea il fratello, che c'ha questo visicaccio? Con Linea Verde ha voglia a mantenersi in linea. Vai. Allora, qua abbiamo delle specialità nostre di latticini, sarebbe ricotta, poi ci sono le scamozze. Le scamozze, Domenico, fame, vi e prego. Qui ci sono le Domenico, murate, anche meno perché qua la salivazione va al cubo. Vediamo invece il filmato della mamma. E poi qui c'è questo della lonzino. Mamma Grazia che fa le orecchiette. No, fermati, non ci devi raccontare lonzino. Tutto. Vai, filmato. Che bontà. L'amore. Oggi sì, fa così. Senti, la domenica per me è mamma, polpette, perché io mi svegliavo con questo profumo di polpette che invadeva tutta la casa e andavo subito a fare colazione con le polpette, che goduria, e le orecchiette fatte a mano da mamma. Mamma, ti presento Peppone. Buongiorno signora, buongiorno, queste sono le bougainville, mi ha detto Beppe che le piacciono molto. Allora mi metto qua vicino alla mamma, auguri, buona festa! Buona festa, oggi è una festa importante, Auguri! E allora, come si festeggia? Con la musica! Musica! Peraltro, Beppe, sappiamo quanto sia legato alla tua famiglia, alla tua regione meravigliosa che è la Puglia, sei di Martina Franca, giusto appunto, ma io non sapevo che, sappiamo che sei stato eletto più bello d'Italia. Nel 1920. Vabbè, ma diciamo comunque, a distanza di 100 anni sei sempre uno dei più belli d'Italia. E no, battuta, però non sapevo che poi in realtà nella tua vita c'è stato un momento in cui hai preso tu le in mano le redini della famiglia perché papà è scomparso che tu avevi solo 17 anni. Sì, purtroppo papà è stato malato terminale per 7 mesi per un tumore ai polmoni con le metastasi in giro per il corpo e è stato, quei 7 mesi sono stati i 7 mesi più duri della mia vita, certo. Perché chiaramente... Tu avevi 17 anni, ero molto giovane, sì, avevo 17 anni, Anna ne aveva 12 e la cosa drammatica è che vedi un padre che era un omone di 110 kg che si riduce a 60 kg. E quindi aspetta quel giorno terribile che è il giorno della sua morte e io l'ho visto spirare. È stato davvero drammatico perché poi naturalmente non sai come comportarti in quei casi. Certo. Perché vuoi essere sorridente, dargli la gioia di vita, ma allo stesso tempo lo guardi. Perché lui aveva una metastasi sul viso che occludeva la possibilità di mangiare ed era drammatico solo a vedersi allo specchio. Quindi anche essere troppo allegri, gioiosi e dargli forza, comunque sembrava quasi andare un po' contro quello che era quello che, l'aspetto fisico che purtroppo aveva. Certo. 60 kg in meno, questa massa tumorale. La cosa che mi ha colpito in quel lungo periodo è stata la forza di una donna che per 7 mesi non ha dormito, perché questa massa sanguinante era sanguinante giorno e notte, lei
non solo lo accudiva, mamma, non solo lo accudiva, ma lo tamponava continuamente, e poi ogni sera arrivava da ogni parte della Puglia almeno un medico volontario che gratuitamente non solo gli dava quella forza che è fondamentale per andare avanti, ma proprio lo medicava. E loro per me sono stati degli angeli, e questo è stato anche il motivo per il quale io poi mi sono dedicato alle mie varie cause e ho sposato tante cause per aiutare il prossimo, proprio perché ho visto in questi angeli delle persone straordinarie. Esistono i veri buoni. Esistono su questo pianeta. Bravo, si può sempre scegliere se fare il bene o fare il male, se, se non si sceglie alla fine la vita è meno ricca. La mamma quanto è importante per te? Beh, mamma è tutto. Mamma è tutto? Il mio, sì, è il mio punto di riferimento. Ogni cosa della mia vita la dedico a lei. Anche il mio libro Paesi miei, dedicato alla memoria di papà e a mia mamma. È tutto perché mamma, nonostante appunto papà fosse mancato e nonostante la difficoltà economica, perché poi perché arrivasse la pensione sono trascorsi 2 anni, una pensione minima, lei non ha mai detto devi rimanere qua e quindi non inseguire i tuoi sogni. No, io ho continuato a inseguire i miei sogni, sono andato a Torino a studiare inseguendo quello che era il mio sogno, no? Di lavorare come attore, come conduttore. Ed è incredibile come, essendo rimasta lei con le 2 sorelle, e nonostante appunto io aiutassi facendo tutti i lavori di questo mondo, lei abbia detto sempre sì a ogni scelta di noi figli, in un momento veramente delicato. In cui poteva essere più egoista, tu dici, invece non l'ho stata. Una donna d'altri tempi. Quante ma ci sono tante donne così. Quante volte dici ti voglio bene? Beh, devo dire 5 volte al giorno. Amore. E lei, ti voglio bene mamma, facciamo la sesta della dai, giornata. Grazie, tu quante volte glielo dici a Beppe quanto gli vuoi bene? Grazie. 3-4 volte al giorno. Ah, 3-4. No, perché ecco, bisogna. Guarda, la tua domanda è una domanda che può sembrare banale, invece è una domanda fondamentale. Perché spesso non lo diciamo. Non lo diciamo quasi mai, perché diamo per scontato che la nostra mamma o il nostro papà o le persone che amiamo, che possono essere sorelle, fratelli, nipoti o anche 5 pronipoti, ci siano per sempre. Invece nella vita non bisogna dare per scontato. E soprattutto bisogna anche un po' gratificarci. Allora, sì. Sei andato con Linea Verde a conoscere i centenari della Sardegna. Poi ci dici come si fa a vivere così a lungo e soprattutto così bene. Vai. Come mai sei riuscita ad arrivare a 100 anni e sei in forma? Sei in forma fisica, mentale? Guardi, il fatto è questo. Perché la gente oggi è tutta cambiata. Io invece... Sa che faccio? Mi alzo la mattina, prendo il caffè e latte verso le 9. Poi a mezzogiorno non mangio mai. Mai? Mai. E cucini tu? E cucino anche qualcosa. Ho fatto il apicoltore. E quindi avevi il miele buono? Era più buono il miele, sì. Quindi quello può essere anche un segreto che sei arrivato a 100 anni e hai mangiato il buon miele? Il miele era buonissimo. Elena, ma... tu sei giovanissima, tuo marito ha 103 anni tra pochissimo, sei accanto a un centenario. Che emozioni si provano essere accanto a un uomo che ha compiuto 100 anni? È un'emozione bellissima, che è difficile anche spiegarla. È stata una fortuna. Sei stato bravo a scegliere una ragazza più giovane, così ti sta accanto sempre. Adesso lei a me mi fa vivere. Sente, se non c'è lei io... crollerei subito. Quindi il segreto? Guarda, il segreto è che... Allora, ora mi sono emozionato un attimo. Ma perché ti sei emozionato? È perché loro sono parte di me. Io ho fatto 2 speciali quest'estate di Linea Verde 100 ed è incredibile come dalle nostre nonne e dei nostri nonni possiamo davvero imparare tantissimo. Vittorio Lai, il primo... mi ha fatto ridere quando mi ha detto Beppe, sono veramente arrabbiato, lo posso dire in trasmissione, perché mi hanno tolto la patente. Ho detto quando? Lo scorso anno. Ho detto Vittorio, ma avevi 99 anni. E sì, ma io guidavo comunque, perché guidavo, schiacciavo il freno con il bastone e quindi riuscivo a guidare lo stesso. Adoravo. No, mi hanno trasmesso veramente tanto, perché la saggezza delle nostre nonne e dei nostri nonni. Il segreto è nel DNA naturalmente di queste 2 aree della Sardegna, la Barbagia e l'Ogliastra,
ma sta soprattutto in quello che mangiano, nell'aria che respirano, nei luoghi che sono dei luoghi accoglienti dove c'è grande amore, le famiglie ti amano, ma anche i piccoli borghi, c'è una vita davvero in cui si condivide, in cui si condivide tutto. E soprattutto sono pastori, quindi abituati a fare la transumanza, quindi camminare per chilometri e chilometri, oppure agricoltori, raggiungere i loro terreni percorrendo a piedi chilometri e chilometri. Quindi il segreto sta in quello. La vita mia proprio. Allora, Domenico, proprio, Domenico, quanto sono orgogliosi lì di Beppe? Cos'altro mi aggiungi? Molto, anche perché guarda, io per studiare, tu sai che io mi devo sempre preparare su tutto, ho fatto l'albero genealogico, ci sono tantissimi nipoti, per esempio Vitalba, tu hai anche due figli, tu sei la psicologa della famiglia, sei una psicologa. Sì, quindi sì, ti canalizzi lo zio e a questo punto, visto ogni che abbiamo spasso sì, tanto miele, anche se non si dovrebbe, ce l'avrà. Si canalizzo, no, però parliamo molto. E se proprio devo dire un difetto, è un po' ritardatario. Cioè, che succede? Succede che la domenica lo aspettiamo a pranzo quando è qui. È vero che quando viene a Martina Franca si rilassa, quindi non ha dei tempi precisi. Però ogni volta dobbiamo chiamarlo per dirgli dov'è. Parla proprio mia nipote che è ritardataria dalla nascita. Adesso si vendica. Adoro. Adesso si vendica. Beh, attenzione a quello che dite. Vabbè. Allora, lei quando è nata, Vitalba, è come se fosse arrivato Gesù bambino, perché Maria l'ha avuta dopo 7 anni, poi ha recuperato perché è nato pure Donato e Davide. Dal matrimonio, ok. Sì, e Maria ora è anche nonna di 5 nipoti, Vitalba ha 2 figli, Giorgia e Andrea. Però quando è nata è come se si fosse illuminato il cielo. Era arrivata lei, beh, la prima nipote, stupenda. Eh certo, la gioia della vita. Bene, allora, Linea Verde, grandissimo successo da 40 anni. Alcuni degli itinerari li trovate in questo prezioso volume che vi allieterà le giornate, che appunto racconta qualcuno dei tuoi passaggi. Per chi vuole scegliere un luogo davvero speciale, perché l'Italia è il posto più bello al mondo, certo, un luogo che non è negli itinerari turistici classici, per un fine settimana o una vacanza, Paesi Miei, edito da Re Libri, è proprio perfetto. Oppure Linea Verde tutte le domeniche alle 12:20 su Rai 1. Come sempre ti manda un saluto una tua compagna di viaggio professionale che è diventata anche una tua amica, Anna Falchi. Sorpresa, ciao Beppe, eccomi qua, sto leggendo il tuo libro, no sto scherzando, lo sai benissimo che l'ho letto in 2 ore perché abbiamo fatto insieme la presentazione di questa tua terza opera. Che dire, io sono molto felice di averti come amico perché abbiamo lavorato insieme ed è difficile poi restare amici, noi ci siamo riusciti in questo intento. Tu sei un grandissimo appassionato dell'Italia, però sei sempre in giro, Beppe. Ma quando è che torni? Questa amica aspetta a te per mangiarci qualcosa insieme, per berci qualcosa insieme e raccontarci così come facciamo sempre. Mi manchi tanto e in bocca al lupo e continua il tuo viaggio. A proposito, un saluto anche a Serena e a tutti gli affetti stabili. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Viva il lupo. Ciao Anna, Anna bella, ciao, ti salutiamo Anna. Anche noi da ti qui vicina bene. Di banco, perché stai in uno studio qua vicino al momento del quiz di Cannoletta. Che oggi naturalmente grande pugliese anche Cannoletta. La Puglia puntata all'insegna della Puglia. Viva la Puglia. Prima Mietta, poi ovviamente Beppe, le orecchiette, e l'orecchietta è proprio la parola del quiz di oggi. Orecchietta, tutti le conosciamo, ma ci sono delle orecchiette molto speciali in un posto meraviglioso della Puglia che amo molto, Beppe sicuramente anche, che è Cisternino. La domanda è la seguente, eccola qui. Cari affetti stabili, ditemi come vengono chiamate le orecchiette, un tipo specifico di orecchiette a Cisternino in Valle d'Itria? Sono le orecchie della suocera, le orecchie d'asino, le orecchie del prete o le orecchie del mercante? Questa Beppe la saprà, quindi certamente. Serena, lo chiediamo adesso o lo chiediamo dopo gli affetti? Che no, pensi? Sto capendo, orecchie del prete, orecchie del mercante, orecchie d'asino, non la quelle so. Pubblicità! Ci stiamo interrogando sulle orecchie e le orecchiette, vai! Di Cisternino, posto dove si va a mangiare, sono i fornelli pronti, tanta, tanta bella, buona gastronomia. Valerio Scanu, dici come vengono chiamate le orecchiette a Cisternino? Orecchie allora, della suocera, d'asino, del prete o del mercante? Secondo me d'asino. Secondo te d'asino? Secondo te, Gwenda? Anch'io ero indecisa tra il prete e l'asino, forse orecchie d'asino. Sei sull'asino anche tu, Freddy? Lei lo sa. Lo sai, perché le hai mangiate? Eh sì, io guardo.
sul cibo, sulla cultura, allora, un po' posso sbagliare, ma sul cibo. Dopo, fammi parlare con Mezzancella prima. Io dico le orecchie della suocera perché è sempre lei che le fa di solito. Ma Mezzancella, tu sei metà pugliese. Lo so, mia nonna le fa le orecchiette, però non le chiama in nessun modo, orecchiette, orecchiette. Le orecchiette, punto. Va bene, ci buttiamo allora sulle orecchie d'asino, che sono la risposta che ha dato la maggior parte degli affetti, che naturalmente è sbagliata. Rosso, tragedia, perché Beppe, quali sono le orecchie? Prede. Le orecchie del prete, che è Serena, sono più grosse, quindi sono più facili da fare. Ma tu sai perché si chiamano le orecchie del prete? Perché il prete ha l'orecchio più grande degli altri. Perché ascolta i peccati nelle confessioni. E quanto ascolta? Quanto ce l'ho grande l'orecchio io, amici miei. Grazie per questo preziosissimo quiz. Andiamo a salutare la mamma. Vieni, vieni qui, vieni che... Da sotto Vidi Wall, rivediamo le orecchie, rivediamo mamma, mamma Grazia, sorella Maria, il nipote di Talba. Tutto bene, qui salutiamo Serena, solo che ci stava succedendo il disastro, perché io ho detto questo è un lonzino. No, assolutamente. Capocollo. Questo è il capocollo martinese. Perfetto, ok. E sono uscito. È la nostra specialità. Ma stai sempre in giro oramai con Linea Verde? Ti manca un po' di stabilità? Guarda, devo essere sincero, io trovo la pace nel movimento e quindi sono molto felice di andare in viaggio per tutta l'Italia, perché veramente ho la fortuna di conoscere dei luoghi unici al mondo. Certo. E vi consiglio davvero, approfittate di questa vita per visitare quella che è la nazione che chiunque, qualunque abitante del mondo, almeno una volta nella vita vorrebbe visitare. Paesi miei, in viaggio con Linea Verde, la scoperta delle tradizioni d'Italia. Grazie Beppe, grazie a tutta la famiglia.